domani. Oh, si dice che ci vogliono 26 muscoli facciali per sorridere e 62 per accigliarsi, per imbronciarsi. Quindi, visto che siamo in quarantena, cerchiamo di risparmiare le forze e sorridiamo, ok? Uno dei miei compiti della vita è quello di far ridere la gente. Cosa devo fare? C'è chi è l'apostolo, e c'è chi è il profeta, e io sono il, non dico il pagliaccio, ma... Ok, titolo onorifico. Comunque, spero di farvi sorridere, perché questo è il mio desiderio, e anche quello chiaramente di portarvi una rivelazione della meravigliosa, meravigliosa, meravigliosa parola di Dio, della sua grazia, del suo amore, della sua vicinanza, del suo sorriso. Quindi, pronti tutti per la canzoncina? Ram pam pa, ram pam pa, ram. Ram pam, buongiorno a questo giorno che si sveglia qui con me. Buongiorno al latte dal caffè, buongiorno a chi non c'è. Al Signore Gesù che sta sempre con me, al Signore Gesù che si cura di me. Buongiorno a tutti quelli che sorridono con me. Amen, amen. Ok, allora, via, partiamo. Benissimo. Questa settimana, come vi ho già detto ieri, parliamo nuovamente di Davide, una persona nel Vecchio Testamento che chiaramente aveva un enorme bisogno della grazia, perché era uno che si comportava molto male, un bugiardo, un traditore, un adultero, un assassino, chi più ne ha, chi più ne metta. E quindi era proprio una persona che aveva bisogno della grazia di Dio, perché sennò sarebbe andato a finire male. E Davide è proprio una persona che la grazia di Dio la capisce benissimo, perché è passato attraverso la valle dell'ombra della morte e ci è passato con la consapevolezza che ma tu sei con me, ma tu mio pastore sei con me. Ed è passato attraverso quella valle con tutti i problemi e con tutte le difficoltà, perché sapeva che la verga e il bastone del suo pastore erano sempre con lui. Quindi andiamo avanti, e abbiamo visto che il numero 5, che rappresenta la grazia, è formato da due lettere, la H e la N, Hei e Nun. Hei è rappresentato da un uomo con le braccia alzate e significa respiro, alito, spirito, e Nun invece è un germoglio, è un seme, un qualcosa che continua. Quindi il numero 5, che rappresenta la grazia, potrebbe essere tradotto con quel respiro, quell'alito, quello spirito che va avanti, va avanti, va avanti, va avanti, continua, 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 continua. Ed è proprio quello che dice Paolo in Romani 5:20, dove dice: dove il peccato abbonda, la grazia, dove il peccato abbonda e cerca di soffocare, cerca di soffocare il tuo respiro, di soffocare tutto questo maledetto virus, cosa fa? Cerca di soffocare, di bloccarti il respiro, perché viene dall'inferno. Non viene da Dio. Vi prego, non cascate nella trappola incredibilmente idiota di, ciao Fabio, incredibilmente idiota e blasfema e eretica che dice che questo virus è stato mandato da Dio per mettere in ginocchio il mondo. Non ho neanche il desiderio di parlarne, perché è un'idiozia, una cretinata, una blasfemia, una menzogna così grande che non posso neanche parlarle. No, questo virus maledetto viene dall'inferno ed è stato mandato dal diavolo, perché è un mondo marcio di peccato, e per cui purtroppo questo mondo è quello che è, per quello che un giorno dovrà essere distrutto, dovrà essere cambiato
ricreato. Ok, quindi andiamo avanti. Quindi dove il peccato abbonda e cerca di soffocare, il respiro della grazia continua e continua, continua a iperabbondare. Abbiamo visto che in Genesi 2 c'è questa meravigliosa coppia di parole che è quando Dio soffia nelle narici di Adamo, lo spirito della vita, quella coppia di parole, e sono le parole ebraiche Nesama Ai, ed è proprio lo spirito, l'alito della vita. Difatti Ai sono le due lettere che appaiono nel nome di Geova, nel nome di Dio Yahweh, YHWH, Yod-Ai, Vav-Ai, che proprio rappresenta l'essere, la vita, rappresenta rappresenta io vivo, io esisto, io sono il proprietario dell'esistenza, io sono il proprietario della vita. Quindi Nesama-Ai, Breath of Life, spirito della vita, in Genesi 2. Quindi la grazia è proprio quella cosa che ti dà l'abilità di continuare, buongiorno Walter, che ti dà l'abilità di continuare a respirare contro questo maledetto virus che invece cerca di soffocarti. Quindi abbiamo iniziato ieri una piccola serie di insegnamenti di come abbattere i giganti della vita. Stamattina tutta la storia di Israele è basata siamo in Primo Samuele capitolo 17 e versetto 50, che dice: così Davide con una fionda e con una pietra vinse il Filisteo e lo colpì e lo uccise, benché Davide non avesse alcuna spada in mano. E vediamo che basato su questa scrittura, come si fa ad abbattere i giganti nella tua vita senza una spada, senza un'arma in mano. E quindi Davide ci dimostra come fare. E vediamo stamattina, ieri abbiamo visto la potenza della quinta scelta del padre di Davide, che non sceglie i suoi fratelli, i tre fratelli, Eliab, Aminadab, Shama, e chiaramente Dio non sceglie Saulo, ma la quinta scelta, che è Davide. Davide, che il nome che proviene dal verbo Dod, che significa David. David, che proviene da Dod, che significa amare, che quindi Davide è l'amato di Dio. Ok, andiamo avanti. Quindi stamattina invece voglio parlarvi delle quattro trappole. Stiamo parlando di come abbattere i giganti della vita. Per abbattere il tuo gigante, devi evitare quattro trappole ed avere una rivelazione della grazia. Devi evitare quattro trappole e avere una. Stiamo parlando di Davide e Golia, la storia che conosciamo tutti. Davide è appena stato unto re di Israele da Samuele, e torna al suo lavoro di pastore, e c'è questa guerra con i Filistei, e questo gigante che arriva e comincia a prendere in giro Israele, a prendere in giro il Dio di Israele, a prendere in giro le armate, gli eserciti di Israele, e quindi Israele si blocca in questa valle, e c'è questo stand off, questo faccia a faccia dei due eserciti con questo gigante che si fa gioco del Dio di Israele. Arriva Davide, mandato da suo padre, e succedono determinate cose, finché a un certo momento Davide e uccide il gigante. Quindi come abbattere i giganti della tua vita? Stamattina voglio parlarti di quattro trappole. Allora, la prima trappola la troviamo nel versetto 17. Capitolo 17, versetto 17, siamo in Primo Samuele 17:17. Dice questo: ora Isai disse a Davide suo figlio: prendi per i tuoi fratelli un efa di questo grano arrostito e questi 10 pani e portali in fretta ai tuoi fratelli nell'accampamento. Ok? Quindi cosa abbiamo? Abbiamo una situazione
dove la trappola qual è? La trappola è quella dell'arroganza, perché Davide era già stato unto re di Israele, quindi lui avrebbe potuto dire a suo padre: con chi credi di parlare? Ma con chi credi di parlare? Con Eliab o con Shaman o con Amminadab? Oh, io sono Davide, io sono il re di Israele. Ti ricordi due giorni fa Samuele, il profeta Samuele, quello che ha tagliato a pezzettini il re filisteo? Ti ricordi che è venuto e mi ha col corno d'olio, pieno d'olio, mi ha unto e mi ha dichiarato re di Israele? Ma inginocchiati. Invece la chiave qual è? La chiave è quella di essere fedele nel banale per poter abbattere i tuoi giganti. Quindi se hai delle cose da fare che magari ti sembrano un pochino umili, o magari tu ti senti un attimino al di fuori da queste cose più grandi di queste, non lo fare, perché niente ti è dovuto. L'arroganza è la trappola. Niente ti è dovuto, soprattutto oggi con le generazioni, le due generazioni passate, dove tutto gli è dovuto, tutto, qualsiasi cosa. Devono avere un lavoro, devono avere il cibo, devono avere il tetto sulla testa, devono avere la macchina, devono avere i telefonini, devono, perché mi è dovuto, perché? Perché vivo, perché sono vivo, allora mi devi. Stato, genitori, società, mi devi, mi è dovuto. L'arroganza di tanti ragazzi. Che purtroppo non capiscono che quando tu ti, se vuoi abbattere i giganti della tua vita, incomincia a fare le cose umili, incomincia magari, che ne so, a pulire per terra, a aiutare la mamma a fare i piatti, a, che ne so, magari, vabbè, adesso no, ma andare a fare la spesa, non lo so, il modo di vita fra l'Italia e il Sudafrica è diverso, ma capite quello che voglio dire? L'arroganza è una trappola. Davide avrebbe potuto dire: no, io a portare i pani ai miei fratelli non ci vado, mandaci qualcun altro, io sono il re, io sono qui, io sono l'altro, tu non sei nessuno. Quindi la prima trappola è arroganza. La seconda trappola invece la troviamo nel versetto precedente, al versetto 16, 1 Samuele 17, 16, che dice: il filisteo si faceva avanti mattina e sera e continuò a presentarsi per 40 giorni. E 40 è un numero interessante, 40 è un numero che nella Bibbia rappresenta una messa alla prova. Una messa alla prova. Quindi dopo 40 giorni Israele, che questo qui usciva e gli diceva: siete una manica di conigli, non valete niente, non servite a niente, venite qui che vi facciamo fuori tutti, il vostro Dio non è nessuno, il nostro Dio sì, guarda come sono grande, guarda come sono potente, guarda di qua, guarda di là. 40 giorni di negativismo, di negatività. La seconda trappola è un'attitudine negativa. Mentre la prima è un'attitudine troppo positiva, nel senso di arroganza, mi è dovuto, la seconda trappola è un'attitudine negativa. Per 40 giorni sei circondato da persone che dicono: no, non ce la facciamo, non è possibile, no, questa è la fine del mondo, ragazzi, Dio ha mandato questo virus per insegnare al mondo a inginocchiarsi, brutti peccatori, che non siete altro, strisciate davanti a me, se no vi mando il virus, coronavirus. Incredibile. E non riesco a togliermelo dalla testa che ci possano essere delle persone, cristiani, cosiddetti cristiani, che ancora possono dire delle blasfemie tali. Comunque, andiamo avanti. Quindi no, l'attitudine negativa è quella di persone che ti dicono che il virus l'ha mandato Dio. Allontanati, oppure non so, visto che magari sono a casa tua, sarà un po' difficile allontanarti, ma guardali, sorridi e digli semplicemente con un bel sorriso sulla faccia, digli: no, guarda, il virus non è stato mandato da Dio, il virus è stato mandato all'inferno. Quindi tu pensa quello che vuoi, io no, io non mi circondo di negatività, non mi circondo di attitudine negativa, perché purtroppo quella è una trappola. Se devo tirare giù, abbattere i miei giganti,
l'attitudine negativa è una trappola. Guarda quello che è successo alle 12 spie a Gerico, che sono entrate, era una questione di più di un mese che erano nel deserto, quando sono arrivati al confine della terra promessa. Dio aveva mantenuto la sua promessa. Sai quante persone, quanti agnostici, quanti atei che mi dicono: eh sì, perché allora hai visto, a seguire il Dio di Mosè ci hanno messo 40 anni per arrivare alla promessa, ma che Dio è quello lì? Allora preferisco essere un arabo, che almeno sono andato a finire dove ci sono i campi petroliferi. No, Dio aveva mantenuto la sua promessa, perché nel giro di un paio di settimane loro erano arrivati al confine della terra promessa, dovevano soltanto attraversare. Cosa è successo? Giosuè manda 12 spie, queste 12 spie vanno dentro, vedono i giganti, tornano indietro con un'attitudine negativa, 10 su 12, 2 no, Giosuè e Giosuè e si chiama quella Caleb e Caleb, cioè Mosè manda le 12 spie, Giosuè e Caleb tornano indietro e sono gli unici due che dicono: ragazzi, questi qui sì, va bene, sono grandi eccetera, ma avete visto gli acini d'uva? Avete visto? Questa qui è una terra, ragazzi, meravigliosa. E quelli lì, vabbè, sono grandi, ma il nostro Dio è più grande di loro. Quei giganti sono grandi, ma il nostro Dio è più grande di quei giganti. No, invece l'attitudine negativa prevale e tutta Israele cade nella trappola dell'attitudine negativa e non riceve la promessa fatta lì da Dio. È incredibile come tu ti puoi circondare di persone che cominciano a dirti: no, sì, magari no, sì, sì, vabbè, Walter Biancalana, Mario Marchiò, sì, parlano della grazia come se fosse facile. No, non è mica facile, no, te lo devi guadagnare. A me è arrivato un messaggio stamattina presto alle 7, uno che dice: sì, il tuo messaggio non è equilibrato, perché ci deve essere un po' di legge, ci deve essere un po' di grazia, ci deve essere. E io dico: vabbè, ne parlerò giovedì mattina con il mio amico Walter, faremo le risposte. E io gli ho mandato la domanda e gli ho detto: rispondo io. E Walter mi ha mandato una risposta, mi dice: e sarà meglio di sì. Quindi, vabbè, purtroppo c'è questa situazione, che ogni tanto ci troviamo circondati da persone negative che ti tirano giù. Vabbè, dai, oggi andiamo un po' più a lungo, perdonatemi, 2 minuti di speranza, andiamo un po' più a lungo, c'ho tanta di quella roba nel cuore di cui parlarvi che non riesco a starmene zitto. C'è un granchio negli Stati Uniti che, quando lo vanno a prendere, non c'è bisogno di mettere il coperchio sul secchio, perché come un granchio, come uno dei granchi nel secchio incomincia a salire, magari ad aggrapparsi al bordo per uscire, gli altri lo tirano giù. Non vi rendete conto? E questo purtroppo è il carattere di qualche persona che si rifiuta. Mi fanno la lotta e dice: no, tu non puoi credere che sei stato perdonato, perché non è vero, no? Devi credere che invece Dio ti giudica e ti butta all'inferno. Non cercare di uscire da questo secchio di dipendenza, di depressione, di tristezza, di giudizio. No, non, vieni giù, vieni insieme a noi, che viviamo una vita miserabile nella fede in un Dio che non esiste, un Dio cattivo, un Dio giudice, un Dio vendicativo. Vieni giù con noi, vieni a credere con noi. No, no, no. In greco, no. In ebreo, no. In napoletano, no. No, 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 non ci vengo con voi. Non ci vengo con voi religionisti. Fate quello che volete, decidete quello che volete. Io voglio essere in una posizione dove, quando guardo negli occhi una persona del mondo, gli dico: sai cosa? Vieni con me, vieni a conoscere il mio Dio. È una cosa meravigliosa e ti ama disperatamente.
ha dato la sua vita per te. No, non aver paura, non c'è nessun giudizio per te, tutto il giudizio è già caduto su Cristo, non aver paura, no, stai tranquillo. Ma come? Ma allora tutto quello che mi è stato detto, tutto quello che ti è stato detto sono menzogne, sono baggianate, sono idiozie, sono cretinate, sono blasfemie, sono eresie. Dimenticatelo, Dio ti ama così come sei. E siccome ti ama così come sei, una volta che tu hai accettato la sua offerta di adozione, non ti lascia così come sei, ma da buon padre ti guida, ti disciplina, ti insegna, eccetera, 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 eccetera. Amen! Quindi, prima grazia, arroganza. Mi è dovuto. Prima trappola, arroganza. Mi è dovuto. Seconda trappola, un'attitudine negativa dove tutto è triste, tutto è difficile, tutto è pesante, tutto. La terza trappola la troviamo nel versetto 28. E questa qui sono sicuro che nessuno di voi ci cade in questa trappola. 17:28. Eliab, suo fratello maggiore, lo sentì mentre parlava con quegli uomini. Così Eliab si accese d'ira contro Davide e disse: perché sei sceso qui? A chi hai lasciato quelle poche pecorelle nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore. Sei sceso qui per vedere la battaglia? E la trappola qual è? La trappola è l'offesa. La trappola è l'offesa, perché Davide avrebbe potuto offendersi con suo fratello maggiore Eliab e far lotta alla persona sbagliata, invece di andare a lottare il gigante, a far lotta con Eliab. E quanti di voi, non voi, quelli che non stanno guardando adesso, ma quante persone che lottano con la loro moglie invece di lottare contro il diavolo? Quanti di voi sono lì che lottate, fate la lotta perché siete stati offesi da vostro marito e allora attaccate lui invece di attaccare quel diavolo che sta cercando di distruggere il matrimonio? No, ma è più facile litigare con il marito, litigare con i figli, litigare con la moglie, litigare, invece di dire: un momento, chi è che sta cercando di distruggermi il matrimonio, la mia famiglia qui? È quel... perdonatemi, bastardo del diavolo. E allora dobbiamo abbattere quel gigante. Non devi abbattere tuo marito, non devi abbattere tua moglie, non devi abbattere i tuoi figli, non devi abbattere... No, non lasciare che la trappola dell'offesa ti svii da chi è il vero nemico. Il vero nemico è il diavolo. E il vero gigante è il diavolo. Guarda quello che succede con Giovanni Battista. Giovanni Battista è in prigione, sente che Gesù sta facendo i miracoli, eccetera, eccetera. Cosa dice? Manda due dei suoi seguaci che... Caro Giovannino, perché hai dei seguaci? Tu sai che lui è il Messia, per quale motivo hai ancora dei seguaci? Dovresti dire ai tuoi seguaci: non seguite me, seguite lui, no? E invece no, aveva ancora dei seguaci. Gli manda a dire: sei tu il Messia, sei tu quello che stiamo aspettando. Ma da come? Non mi hai visto nel Giordano lo Spirito che è sceso, il Padre che ha aperto i cieli, ha detto: questo è mio figlio in cui mi... non lo sai. Sai perché non lo sa? Sai perché era così? Perché era offeso, perché lui era in galera e Gesù era sulla spiaggia a Capernaum. Studia un attimo la geografia e vedrai che Capernaum è sul al mare, era Viareggio, Gesù era Viareggio e Giovanni era a Regina Coeli in galera. Ed è perché offeso, cosa succede? Carabam, tutto gli crolla e perde la testa. Invece di uccidere il gigante che era là di fuori, si offende con Gesù. Guarda la differenza con la donna sirofenicia. Ragazzi, la donna sirofenicia che gli va dietro a Gesù e gli dice: Signore, mia figlia ha un problema, c'è un gigante, un demone che ha un problema con mia figlia. Nella mia famiglia c'è questo demone, c'è questo gigante che cerca di far male a mia figlia. Aiutami. Lui si gira e dice: come faccio a dare il pane ai cani?
Qui, mo, mi ha chiamato Caro. Caro! Se ti offendi, sei fatto. Se ti offendi, se litighi, se la donna sirofenice invece di fare quello che ha fatto, avesse litigato con Gesù e gli avesse detto: tu brutto, brutto giudeo che non sei altro, chiami a me, cane! Ma ti... se ne sarebbe andata, sua figlia sarebbe rimasta posseduta da questo demone. Invece la donna sirofenice non si offende, non casca nella trappola e gli dice: sì, però signore, anche i piccoli cani ai piedi sotto la tavola possono mangiare le briciole che cascano là. Perché è tutta una cosa che non abbiamo tempo di spiegare. Ma meravigliosamente Gesù si ferma, la guarda e dice: grande fede, vai, tua figlia è salva. E l'offesa non l'ha bloccata dalla soluzione. La trappola dell'offesa non le ha tolto la soluzione. Quindi, prima trappola, arroganza, seconda trappola, attitudine negativa, terza trappola, offesa. La quarta trappola la troviamo nel 33, nel versetto 33. Saul disse a Davide: tu non puoi andare contro questo filisteo per batterti con lui, perché tu non sei che un ragazzo, mentre lui è un guerriero fin dalla sua giovinezza. E la trappola di questo cos'era? L'autocommiserazione. No, non ce la, non posso, non ce la faccio, non ce la farò mai. Ha ragione il re, ha ragione il mio amico, ha ragione questo, ha ragione quell'altro, ha ragione il pastore. Io non posso fare queste cose perché non sono stato unto, io non posso fare questo, non posso fare quell'altro perché... E Davide, schiacciato dal peso della realtà, perché in realtà lui è stato, Golia è stato tutta la sua vita è stato un guerriero, è enorme, una montagna, 3 metri di roba, tu sei un ragazzino rossiccio con gli occhi belli e con l'aspetto simpatico. Da cosa fai? Gli vai a fare le mosse a Golia? E quindi la verità qual è? Che tu Davide, non hai la possibilità di abbattere il tuo gigante, quindi dimenticatelo e vai a casa. Davide, se avesse fosse cascato nella trappola dell'autocommiserazione, Golia sarebbe ancora lì e Israele non sarebbe Israele. La stessa cosa che successe a Mosè quando Dio gli disse di andare dal faraone a liberare il suo popolo. Mosè cosa disse? Signore, perdonami, ma chi sono io? Mosè va detto: ma chi sono io? Come chi sono io? Non importa chi sei tu, importa chi ti dice di andare, non importa Pietro chi sei tu, importa chi ti dice vieni, cammina sull'acqua, non importa chi sei tu, importa chi ti dà il comando di fare, chi ti dà l'istruzione di andare, chi ti dà l'istruzione di credere, chi ti dà l'istruzione di dichiarare, chi ti dà l'istruzione di fare, di credere, di pregare, di sgridare, di fare qualsiasi cosa, quello che ti dice, non importa chi sei tu, importa chi è che te l'ha detto, chi ti ha detto di farlo. E Mosè, ringraziando Dio, cioè Dio ci vuole una montagna di prova, allora metti la mano nel coso, tirala fuori, allora la verga, il serpente, qui, là, va bene, vuoi ancora, vai, ti ho detto, vai dal faraone, vai a dire, sì, vabbè, però io, sì, no, però tu niente. Walter mi ricorda che una delle grandi cose che hanno sti religionisti, che ti dicono che siccome non hai una copertura spirituale non puoi fare niente. Non puoi guidare una chicca, una chiesa in casa, perché non sei stato unto dal pastore o dall'apostolo, perdonate, all'apostolo. Ecco, che benedico in nomine apostolos, profetas et evangelistas. E che quindi se non hai questa copertura spirituale, perché la copertura dello Spirito Santo non basta, no? Non basta, c'è bisogno della doppia porzione dello Spirito di Elia. Ma quale doppia porzione che c'ha lo Spirito Santo? Ma cosa te ne frega della doppia porzione di Elia? Ma Elia era un profeta nel Vecchio Testamento, cosa c'entra con la... Tu hai la pienezza dello Spirito in te.
Non hai bisogno della doppia porzione. Come fai a raddoppiare l'infinito? Hai lo Spirito Santo dentro di te, non hai bisogno di nessuno che ti impone le mani e ti dice: ecco, Shandala Bakondoro Bossonda, adesso vai. E quindi Saulo dice a Davide: no, tu non puoi andare. E Davide sarebbe potuto cascare come tanti, tanti, tanti credenti che stanno ad ascoltare le idiozie di tanti religionisti, leader, che gli dicono: no, tu non lo puoi fare perché sei divorziato. Aia! Walter, adesso sì che l'ho fatta grossa. Adesso sì che l'ho fatta grossa. Va bene, lasciamo perdere, parleremo un'altra volta. Quindi Saulo disse: no, tu non puoi perché eccetera eccetera. La trappola dell'autocommiserazione. Ok, fatemi finire che se no andiamo, faccio tardi anche per quella in inglese. Allora, prima trappola, arroganza. Mi è dovuto, siccome io sono il re, non vado a portare i pani e i formaggi ai miei fratelli e quindi il gigante non lo posso uccidere. Trappola dell'arroganza, il gigante resta là. Seconda, attitudine negativa. No, questo qui ragazzi da 40 giorni che è lì che dice il bastone eccetera eccetera, no, qui non c'è niente da fare, è la tristezza, il virus l'ha mandato Dio, cosa vuoi fare? Che poi fra l'altro, perdonatemi, fra la parentesi, se il virus l'avesse mandato Dio, ma noi da cristiani, da figli di Dio, dovremmo aiutarlo, no? Quindi dovremmo andare a imporre le mani a tutti quelli infettati e andare a infettare degli altri, perché se nostro padre ha mandato il virus per uno scopo, noi dobbiamo fare la sua volontà, è vero o no? Quindi dovremmo andare a infettare tutti gli altri, perché Dio ha mandato... Iscia, ragazzi, vedete l'idiozia di certe persone, quindi attitudine negativa. La terza trappola, offesa, suo fratello maggiore Eliab gli dice: ma Davide potrebbe essersi offeso con Eliab e invece di combattere il gigante avrebbe combattuto suo fratello, e quando tu combatti la persona sbagliata il gigante rimane in piedi. Quarta trappola, autocommiserazione. Non sei abbastanza unto, non hai abbastanza questo, non ti ha unto nessuno, non hai le possibilità, non hai i doni spirituali, non hai la copertura, non hai di qua, non hai la copertina, non hai il lenzuolo, non hai niente, sei lì così e allora niente. Quindi prima trappola, arroganza, attitudine negativa, offesa, autocommiserazione, quindi quattro trappole e una rivelazione della grazia. Qual è? Versetto 17:45. 1 Samuele 17:45 che dice: allora Davide rispose al Filisteo, sta parlando faccia a faccia con il gigante, e gli dice: tu vieni a me con la spada, con la lancia e col giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, il Dio delle schiere di Israele. E tutto un tratto ecco che il cuore di Davide, questa meravigliosa persona David, amato da Dio, nel suo cuore esce fuori la soluzione, la rivelazione della grazia. Ehi, bullo, grosso bullo, big boy, stammi a sentire, tu puoi fare, tu vieni a me con la spada, col giavellotto, sì, giavellotto, con la roba lì, con lo scudo, che cosa è? Io invece vengo a te nel nome di mio padre. E gloria a Dio, è quella. Vuoi abbattere il tuo gigante? Vagli addosso nel nome di tuo padre. La gloria appartiene a Dio, la gloria appartiene a Lui. Mario Ben Elohim, Mario figlio di Dio. Gloria a Dio. Ed è per quello che io posso venire ed abbattere il mio gigante, perché non vengo nel mio nome, non vengo nel nome di Mario, non vengo nel nome di una denominazione, non vengo nel nome di una dottrina, non vengo nel nome di una chiesa, non vengo nel nome di... No, vengo nel nome nome del mio Dio. La rivelazione della grazia è proprio quella, non per spirito né per potenza, ma per lo spirito, non per forza né per potenza, ma per lo spirito di Dio. Ed è quello il motivo per cui io posso abbattere i miei giganti, perché ci vado nel nome. Ho avuto una rivelazione della grazia e quello distrugge il gigante. Quindi non dire mai: mio Dio, guarda quanto è grande quel gigante, ma di piuttosto al gigante:
gigante, guarda quanto è grande il mio Dio. Amen. Abba papà, grazie, 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 grazie. Grazie della rivelazione, della grazia, grazie che possiamo affrontare qualsiasi cosa nella vita, nel tuo nome, nel nome del nostro Dio, nel nome del nostro papà, nel nome del nostro papà. Abba, grazie, benedici tutti quelli che stanno guardando, stringili forte, tu, vicino, vicino, vicino nel tuo cuore, io in te, tu in loro, noi in te, tutti insieme, tutti una cosa. Io, il tuo figlio preferito, il tuo discepolo che tu ami, ti chiedo, benedici tutti quelli che stanno guardando, benedici quelli che vedranno più tardi, benedici l'Italia e manda quel virus all'inferno da dove è venuto. Grazie Abba, grazie papà, nel nome di Gesù. Amen, 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 amen. Un abbraccione, vi voglio bene, ciao, ci vediamo domani.